7 di giugno, il primo giorno in cui i cittadini in assoluto votarono per la regione Toscana, in realtà votarono per tutte le regioni a statuto ordinario, era il 1970, diventi d'ora in avanti un po' come la festa della Repubblica per lo Stato. La festa della Repubblica ricorda che si votò per la Costituente, il 7 di giugno si votò per la prima volta per la regione e tutti i 7 di giugno faremo un'iniziativa che lo ricordi. Quest'anno il carteggio fra il primo presidente della Regione Toscana, Lelio Lagorio, e il padre della Costituzione che ammise le regioni, ovvero Calamandrei, che rappresenta in qualche modo il padre costituente più simbolico per la Toscana. Era nato a Firenze, era entrato a laurearsi nell'Università di Pisa, entrò in cattedra a Siena e è morto lasciando tutto a Montepulciano. Nessuno più di lui riassume il senso della Costituente. Facendo tesoro degli insegnamenti del passato, guardando al presente e al futuro, quali sono le prossime sfide? Ma indubbiamente per la Costituzione noi abbiamo una sorta di avanguardia a lavorare sui temi che essa ci propone. In primo luogo il lavoro, è nell'articolo 1 e nell'articolo 4 e oggi la tematica del lavoro, la sicurezza del lavoro, le prospettive di lavoro per i giovani, la capacità di collegare istruzione al lavoro è il tema fondamentale. Poi tutti gli altri, pensate a cosa significa oggi il tema della pace e della guerra, in una Costituzione che all'articolo 11 ci dice ripudia la guerra, la nostra Repubblica, o pensate cosa significa tutta la tematica dei diritti previsti all'articolo 2 della Costituzione. E, insomma, io ritengo che sia quanto mai attuale, vivace e soprattutto in grado di traguardare la strategia per il benessere della nostra comunità, la Costituzione italiana. Ecco che pietra si costruirà, a deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio, non con la terra dei cimiteri dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità, non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono, non con la primavera di queste valli che ti videro fuggire, ma col silenzio dei torturati. Ci sono terre che diventano luoghi dell'anima, pietre fondanti della nostra comunità, luoghi che parlano da soli per la loro bellezza economica. Altri invece hanno bisogno di essere scoperti e assaporati con lentezza. Eppure è proprio qui che si trova qualcosa di inatteso e prezioso. La nostra memoria. C'è un luogo dove il passato alimenta il presente e questo presente, fatto di studio e conservazione, offre solide basi al futuro, in un continuo divenire. È il cuore pulsante della regione toscana e ci ricorda che ciò che siamo lo dobbiamo all'impegno, alla partecipazione,
e alla volontà democratica di donne e uomini che con forza e coraggio hanno dato sostanza ai valori costituzionali, aperto la strada e tracciato il cammino da seguire. Questo è anche un luogo di trasformazione, visione e politica. Parole discusse e normate, approvate nero su bianco, diventano azioni capaci di entrare nel quotidiano di migliaia di persone. Parole che diventano sostegno, opportunità, crescita e diritti. Per una società migliore. Non solo conservazione storica, ma uno spazio vivo e vitale che ci racconta quel legame speciale tra istituzioni e cittadini. Gente diversa, ma capace di riunirsi sotto un'unica identità. In questo grande libro che rappresenta il legame indissolubile tra una terra e la sua comunità, ci sono ancora tante pagine bianche. Saranno le nostre scelte e le nostre azioni a scrivere i prossimi capitoli. Del resto, sono passati soltanto 53 anni. Toscana, dal 1970, la nostra regione, la nostra storia. E altrettanto era per me un impegno molto forte quello di oggi, con il quale vogliamo riprendere il percorso per fissare, questo scopo della lapide che abbiamo scoperto, un giorno che possa rappresentare il giorno della Toscana, intesa come Regione Toscana. Sarà sempre la nostra festa come comunità toscana il 30 di novembre, troppo bello ripercorrere quel 30 novembre del 1786, quando il Granduca Leopoldo, Pietro Leopoldo, abolì la pena di morte, la tortura e le confische dei beni condannati. Quella è la festa che dal 2001 la Regione Toscana considera la festa della comunità dei cittadini toscani, e questo è e rimarrà sempre. Ma noi vogliamo, nell'arco del nostro calendario, avere anche la festa della Regione Toscana come istituzione. Un po' come lo Stato italiano ha disciplinato e portato avanti il 2 di giugno la festa della Repubblica. E esattamente come il 2 di giugno si ricorda l'Assemblea Costituente, si ricorda il voto dell'Assemblea Costituente che avvenne nel 1946, e per la Regione Toscana il voto dei cittadini è stato proprio il 7. Il 7 e l'8 di giugno si votò in due giornate, per la Toscana come per tutte le 15 regioni a statuto ordinario. E quindi nel 1970 anche l'istituto della regione a statuto ordinario previsto nella Costituzione trovò la sua sigla attraverso un voto che fu un voto allora di grande attenzione e, se vogliamo, preparato da anni in cui l'istituto delle regioni a statuto ordinario non aveva trovato attuazione, nonostante che la Costituzione repubblicana avesse disciplinato con grande puntualità in 7 articoli della Costituzione. Le regioni nella Costituzione rappresentavano qualcosa di molto importante. Se io devo ricostruire un attimo in modo molto sommario ciò che è partecipe del dibattito della Costituente, le regioni vengono istituite 5 a statuto speciale e il procedimento per l'approvazione del loro statuto fu addirittura in qualche caso, penso alla Regione Sicilia, precedente alla Assemblea Costituente, perché è approvata nel 1945. Le 5 regioni a statuto speciale erano quelle fragili, quelle su cui la Seconda Guerra Mondiale aveva posto anche l'attenzione, da un lato i fenomeni autonomisti della Sardegna e della Sicilia, dall'altro i fenomeni, come dire, del confine per il Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. Pensate che vengono definite queste regioni quando ancora non
si era precisata la questione dei tempi, dei confini, con quello che era l'allora Jugoslavia, la Val d'Aosta. Ma al di là delle 5 regioni a statuto speciale, per le 20 regioni a statuto ordinario, qual è in qualche modo il ragionamento che viene fuori? Lo Stato fascista si era concentrato nel ventennio attraverso il potere dei prefetti e la, come dire, equipollenza nel territorio tra le prefetture e le province, che sono vive fin dalla costituzione dell'Unità d'Italia, insieme ai comuni, con il Regio Decreto 2240 del marzo del 1865, 4 anni dopo la costituzione dello Stato italiano. Insomma, lo Stato italiano dal 1865, dai suoi albori, al periodo successivo alla prima guerra mondiale, si era articolato Stato, province e comuni. E questo aveva creato una situazione in cui le prefetture, identificandosi con le province, erano diventate le cinghie di trasmissione di un potere fortemente centralizzato e fortemente disposto dallo Stato dittatoriale. Mussolini, che aveva conservato per lungo periodo nella sua funzione di Presidente del Consiglio anche il Ministero degli Interni, attraverso i prefetti controllava il territorio, province e comuni. Guardate ancora oggi dove sono le prefetture. In 8 casi su 10 le prefetture si identificano con lo stesso palazzo della provincia. Avviene a Firenze, dove il Palazzo Medici d'Italia è questo, ma avviene in 8 realtà su 10 della Toscana. E spesso i palazzi sono più prestigiosi. A Lucca, provincia e prefettura, sono il Palazzo Ducale, quello che è stato il Palazzo dello Stato lucchese fino al 1847. A Siena sono nel Palazzo del Governo, quello che era il Palazzo in Piazza del Duomo, che corrispondeva con il vero potere di governo di quel territorio, che poi Firenze e Siena sono i due ducati che costituiranno il Ducato di Toscana. Quindi vi era questa forte identificazione. Personalità come Calamandrei insistevano molto per la creazione delle regioni, perché era un modo per rompere quello schema che attraverso province e comuni aveva visto crearsi in Italia uno Stato dittatoriale. Le regioni sono un elemento di rottura. Uno Stato che io ricordo quando mi laureai in giurisprudenza all'esame di costituzionale comparato, veniva detto che se in Europa lo Stato tedesco è l'emblema dello Stato regionale, Stato federale, i Land, se la Francia è lo schema dello Stato assoluto centralizzato, l'Italia è il paese dei comuni. E conseguentemente qual è l'ente intermedio su cui i comuni che hanno grande storia in Italia, comuni dei paesi e delle città etrusche, chiusi 2500 anni fa, c'era Porzella che batteva a Roma con l'esercito etrusco. E se i comuni hanno una forza viva così, in Italia quale deve essere l'ente intermedio? Era stato dalla Costituzione lo Stato italiano le province, con la Costituzione si indica nella regione il vero Stato intermedio, dotato di autonomia, che sta un po' nel mezzo tra il modello francese, lo Stato centralizzato, o il modello che l'Italia in qualche modo aveva fino a quel momento costruito sui comuni con il filtro delle province. Le regioni quindi sono nella mentalità del Costituente un elemento dirompente. Vengono fissate le 15 regioni a statuto ordinario dalla Costituzione, ma guarda caso ci vorranno 22 anni perché da quel primo gennaio del 1948, quando la Costituzione entra in vigore dopo un anno e mezzo di lavoro, ci vorranno 22 anni perché possano arrivare quel 7 giugno, quell'anniversario che oggi festeggiamo, il voto delle regioni. E vi posso assicurare che se rileggiamo le memorie, le corrispondenze dei costituenti, noi ci rendiamo altresì conto che i costituenti rappresentarono per le regioni qualcosa di nuovo, di rivoluzionario, tant'è vero che anche gli apparati statali
si rivelarono, e per questo in 22 anni non fu dato vita alle regioni. Saluto il ministro rimane sempre della sua presenza. E conseguentemente quello che avviene quel 7-8 giugno del 1970 in qualche modo una rivoluzione, preparato da un comitato che viene a essere costituito per la programmazione economica, da un forte dibattito delle forze politiche, e quel momento è un momento che noi vogliamo ricordare. Vogliamo ricordare da quest'anno, il 7 giugno, oggi presentiamo quello che sarà un libro che verrà pubblicato, su qualcosa che abbiamo scelto come emblematico per festeggiare l'anniversario della Regione Toscana, il carteggio fra Nerio Lagorio e Calamandrei. Guardo, qualche tempo non lo vedevo Ricchi, che era allora di Lagorio la voce comunicativa, il capo ufficio stampa, e quindi lui rivive quei momenti come se fosse ora. E ringrazio la signora Lagorio, è bello di essere qui, ringrazio Silvia, che mi ha sempre, la figlia che mi ha sempre fatto anche la Trade Union per le iniziative e per le pubblicazioni di Lagorio, del resto è il nostro primo presidente. E su questo libro e su questo carteggio che è inedito vengono fuori delle cose che io vi dico anche con molta chiarezza, perché si capisca il senso. Io che militavo, non allora, ma la mia prima tessera sarà 1978 nel Partito Socialista, e conseguentemente sono stato molto vicino alle personalità di vertice del partito, compreso Nerio Lagorio. Ricordo che Lagorio amava vantarsi di questo rapporto da assistente universitario che aveva avuto con Calamandrei, e in qualche modo però rimaneva un po' sullo sfondo come un rapporto tutto da definire, perché Calamandrei se ne va, scompare nel 1956, e quindi era più affidato a un ragionamento che con affetto e con grande testimonianza di stima Nerio Lagorio faceva su quello che definiva il suo maestro. Ma in realtà un materiale su questo non c'era, e quello che emerge con il libro che verrà pubblicato e che in questo Debria viene evidenziato è invece lo stretto, forte rapporto, anche professionale, fra uno dei padri più costituenti, più autorevoli. Sicuramente Calamandrei è il più autorevole fra i padri costituenti toscani, perché ci rendiamo conto che Piero Calamandrei è nato a Firenze, si è laureato a Pisa, perché ancora quando lui si laurea l'Università Firenze non c'era, non dimentichiamoci mai che Lorenzo il Magnifico aveva portato l'Università a Pisa e a Firenze arriverà solo nel 1924 con la magnifica rettore Alessandra Petrucci. Siamo d'accordo che il prossimo dovrà essere un anno in cui con forza rivendichiamo 100 anni dell'Università a Firenze, ma quando Calamandrei si laurea l'università, anche un fiorentino non la faceva a Pisa, lo faceva a Siena. E appunto Calamandrei si laurea a Pisa e poi entrerà in cattedra, vincerà il concorso universitario per procedura civile proprio a Siena. Salvo, e io ringrazio la fondazione, la nipote, portare poi tutto, che è lì accanto alla signora Lagorio, e grazie davvero di cuore, salvo poi essere tutto il suo materiale concentrato in quattro punti, Firenze con la Fondazione Durati, Trento, ma soprattutto a Montepulciano. E allora ditemi, Firenze, Pisa, Siena, Montepulciano, chi più toscano di questo schietto e verace toscanaccio, consentitemi questa espressione confidenziale, perché la lettura dei suoi testi, al di là del rigore della preparazione, del livello scientifico e giuridico che Calamandrei pone, in lui c'è proprio tutto il carattere che potremmo davvero definire autentico del carattere toscano di Piero Calamandrei. E il rapporto fra Piero Calamandrei e Nerio Lagorio è un rapporto che emerge molto stretto, molto forte. Del resto avevano condiviso loro quello che era un partito, un filone culturale che non sopravvisse molto al periodo post-bellico, perché fatto di grande autenticità anche da un punto di vista intellettuale,
ma di non ricerca del consenso di massa, quello che è il filone azionista, che poi trova nella nostra regione Carlo Nello Rosselli, sepolti al cimitero di Crespiano, ogni 9 giugno li ricordiamo, loro uccisi dai sicari fascisti in terra francese nel 1937. Ma la presenza del non mollare di Carlo Nello Rosselli alimenterà appunto il Partito d'Azione, la figura e l'impegno politico nella costituente di Piero Calamandrei, e anche da quel filone Elio Lagorio troverà poi la sua proiezione del Partito Socialista solo nei momenti successivi. Ma saranno personalità che poi animeranno, pensate a una figura come Codignola, dibattito politico e istituzionale della nostra regione. Quindi noi ci concentriamo oggi su questo testo che ci porta il primo presidente della regione, 1970, e il padre costituente per eccellenza della nostra Toscana, Piero Calamandrei. E considerate che anche il Pegaso, il nostro simbolo, voluto nel 1970 nel costituirsi della regione toscana, è un filo conduttore, perché il Pegaso, in mezzo ai colori millenari, il bianco e il rosso, che sono i colori che ci porta come regione un'identità inveterata di mille anni, erano i colori di Ugo di Toscana, che Dante nella Divina Commedia definisce al sedicesimo canto dell'Inferno il gran valore dalla bella insegna. La bella insegna erano proprio i colori bianchi e rossi, e ancora oggi alla Badia Fiorentina, dove la madre Willa e lo stesso Ugo di Toscana avevano realizzato quella bellissima realtà religiosa, la Badia è la prima basilica inframuraria che abbiamo in Firenze, c'è questo stemma, bande verticali bianco e rosso. Ma accanto ai colori millenari, Ugo di Toscana muore il 21 dicembre, il giorno di San Tommaso del 1001, quindi più di mille anni della bella insegna, nel mezzo c'è questo simbolo, il Pegaso. E il Pegaso cosa significa? Significa che il primo presidente del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, Carlo Ludovico Ragghiani, anche lui espressione del CPLN del Partito d'Azione, vedi, i sei grandi partiti venivano rappresentati nel Comitato Toscano, nel Comitato Italiano di Liberazione Nazionale, quando entra in Palazzo Medici Riccardi l'11 di agosto del 1944, che cosa usa come simbolo? Il Pegaso, è lui, storico dell'arte, che ha in mente questo cavallo alato, simbolo della forza del cavallo, del dinamismo, ma anche della speranza, le ali, e lo riprende dal Vangelo, dove Benvenuto Cellini lo aveva siglato in un medaglione per il Papa Toscano Clemente VII, a cui lui in qualche modo vuol dare questo segnale. Naturalmente il Pegaso scelto da Carlo Ludovico Ragghiani rimane lì nell'attività del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, ma nel 1970, nel momento in cui ci si dà un gonfalone, si scelgono i colori millenari e il Pegaso, perché è il simbolo della liberazione del 1944. Quindi questi due momenti, la Costituzione e la Costituente, Piero Calamandrei, e il 1970, il proporsi del nuovo soggetto politico istituzionale, la regione, si legano. Quindi l'incontro attraverso questo carteggio fra queste due straordinarie figure è l'omaggio che in qualche modo oggi abbiamo voluto dare alla festa della regione toscana. Detto questo, la festa della regione toscana in realtà non l'ho inventata io, non l'abbiamo inventata noi consiglieri, qui con me l'assessore Scioffo, il primo con cui ne parlai, perché assessore della delega per gli affari istituzionali, ho visto i consiglieri regionali con i quali ne abbiamo parlato al Consiglio, consigliere Pescina, consigliere Paris, consigliere Merlotti, la consigliera Giacchi, la Presidente della Commissione Cultura, non l'abbiamo scelta noi, non l'abbiamo riproposta, perché in realtà l'aveva voluta proprio lei e voi. E noi all'archivio, qualche settimana fa, quando abbiamo fatto la nostra visita, Stefano, abbiamo con piacere, con sorpresa, ma anche con diciamo così meraviglia, visto le lettere con cui fin dal 1971 Lelio Lagorio invitava
le personalità istituzionali a festeggiare la Regione Toscana il 7 di giugno. Ci sono le sue lettere, le autografe alle autorità sia del 1971, sia del 72, sia del 73. La, come dire, quella che stava diventandosi come una tradizione si interrompe nel 1974 e abbiamo potuto documentarlo, perché dopo che si era stata convocata questa diciamo festa, Lelio Ragonio manda una lettera in cui la rinvia perché in quei giorni è accaduta la strage di Brescia, proprio nel 1974. Rinviata nel 74 e essendoci poi le elezioni nel 75, si perde questo senso del ricordo del 7 di giugno. Noi da quest'anno lo vorremmo riprendere, ogni anno troveremo un tema, ma in modo solenne vogliamo che il 7 di giugno rimanga come rimane appunto il 2 di giugno la festa della Repubblica, il ricordo del voto.